Ciao ragazzi, sono Mestix, qui per Lucky Music. Oggi vi vado ad illustrare i nuovissimi Line 6 Pod Express versione chitarra e versione basso. I nuovi Pod Express sono due scatolette molto leggere, super portatili, possono anche essere alimentate solamente con batteria, tant'è che quando acquistate appunto il Pod Express all'interno trovate tre AA, quindi tre stilo. Sono prodotti molto compatti ma che al loro interno nascondono molte sottocategorie e quindi bisogna ricordare a memoria qualche piccolo passaggio. Vi vado ad illustrare tutte le sottocategorie qua sul pedale della chitarra perché con il basso è lo stesso e poi ovviamente vado a suonare anche con il basso. Per quanto riguarda le connessioni abbiamo l'ingresso strumento, chitarra o basso, due uscite separate LR per andare direttamente in un mixer, per suonare direttamente live, per andare direttamente ad una cassa amplificata e quant'altro. Abbiamo poi l'ingresso FS34 che è praticamente l'ingresso di un nostro pedale d'espressione per poter andare a comandare il volume, oppure foot switch con il quale possiamo andare appunto ad assegnare qualsiasi tipo di parametro che noi vogliamo andare ad attivare, on off, qualsiasi tipo di effetto, oppure andare a cambiare preset al volo. Abbiamo l'ingresso o uscita, come preferite, USB-C per andare direttamente al PC, tant'è che oggi sto praticamente registrando direttamente al PC, quindi uso i due Line 6 come scheda audio, non ho bisogno di altro tipo di equipaggiamento. Da USB-C vado a USB del mio portatile MacBook Pro e sto registrando direttamente, quindi quello che sentite è solamente il Pod Express direttamente al computer. E poi ovviamente abbiamo l'alimentazione. In questo momento sto utilizzando appunto un power supply, ma se volete potete utilizzare la batteria, quindi super portatile per andare a suonare dove volete anche senza alimentazione. Due foot switch principali, on e off, con questo foot switch qua di sinistra, mentre l'altro serve per andare ad attivare il tap tempo se noi andiamo a tapparlo, oppure se andiamo a tenerlo premuto entriamo nell'accordatore, quindi possiamo andare ad accordare la chitarra. Quando vedete tutto verde è perché sono intonato, oppure vi fa vedere se sei eccedente. Adesso vado a suonare un po' più forte. È molto molto preciso, quindi super utile. E torniamo indietro di nuovo con il tap. Questa è la schermata principale in cui abbiamo la selezione degli amplificatori. Abbiamo Clean Special, Chime, non so bene come pronunciarlo, Punch, Crunch, Heavy e Lead. Quindi ognuno selezionerà un amplificatore con la cassa matchata, quindi va sempre a selezionare la cassa matchata. Poi abbiamo il reparto distorsori, modulazione, riverberi e delay. Quindi ogni volta che noi andiamo a muovere un potenziometro siamo nel reparto boost e vedete che si va a colorare man mano che ci dice quanto boost noi stiamo aggiungendo. Poi andiamo nell'overdrive, ci dice quanto overdrive stiamo aggiungendo, quindi non possiamo andare a combinare ad esempio due parametri della stessa categoria, quindi boost e overdrive non possiamo andare a combinarli insieme. Lo stesso per gli altri parametri. Abbiamo poi qui in fondo anche il looper, ma sapete già che io sono negato con il looper, quindi io non ve lo faccio vedere. Se volete disattivare un qualsiasi parametro, tornate alla posizione principale tutto a sinistra e vi va a disattivare questa categoria. Per andare a modificare invece i parametri alternativi, quindi gain, medie, basse e treble, semplicemente tenete premuto il tasto Alt e poi andate a modificare. Quindi adesso vedete che i colori digitali sono tutti quanti rossi e quindi sto manipolando le basse, oppure manipolo il gain e così via. Veramente molto molto intuitivo. Parto col farvi sentire qualche suono, quindi qualche preset che mi sono creato. Come entrare nei preset? Utilizziamo i due foot switch on e tap contemporaneamente ed entriamo nei preset. Qui abbiamo tre banchi, il banco bianco è quello stock, quindi con già i preset precaricati da Line 6, e poi abbiamo gli altri banchi vuoti, giallo e viola. Stessa cosa per il basso, ma abbiamo ovviamente colori differenti. Partiamo con il bianco sempre con i preset stock e poi abbiamo il banco appunto turquoise e rosso arancione. Vi vado a far sentire appunto un mio preset, il preset clean, quello che avete appena sentito già all'inizio appunto dell'intro. Faccio sentire poi un altro preset, tipo il Chime Kim.
Crunch. E poi lead. Scegliamo adesso un preset, diciamo, clean, tipo questo. Torniamo indietro e vi vado a far sentire un po' di suoni, appunto. Possiamo andare a utilizzare il distorsore, ad esempio un overdrive. Chorus. Più lento. Flanger. Tape. Space. Tra le sottocategorie troviamo il gate, che può essere manipolato con questi due pomelli, lo stesso anche per il basso. Qui abbiamo la manipolazione della threshold, lo stesso che qui, mentre qui abbiamo il decay, quindi il tempo di intervento. Vi faccio vedere, ad esempio vado a scegliere un preset in cui c'è un po' di noise gate, tipo questo. Esco fuori, tolgo un attimo delay. Come si va a manipolare il gate? Alt più tap insieme e muovo la manopola della distorsione. Senza rumore di fondo. Vado a pulire e vado anche a decidere che il mio tempo di intervento è immediato.
mentre con gli altri due pomelli vado a manipolare il power amp section, quindi la sezione delle basse frequenze resonance, mentre l'altro sono i presence. Posso anche andare a decidere di cambiare ad esempio l'amplificatore semplicemente ruotando, quindi vado su special. Ma posso anche andare a decidere di cambiare la cassa. Sempre allo stesso modo, Alt, Tap e vado a muovere amplificatore. Vedete che adesso il colore è diventato rosa. Posso scegliere ad esempio la cassa del crunch, che sarà un Marshall. O bypassare completamente la cassa per andare a poi utilizzare ovviamente un impulse response esterno. Vado a riscegliere tipo heavy, che qui mi sembra che ci sia un angle, possiamo anche entrare nel global settings tramite alt e amplificatore e qui abbiamo diversi settaggi. Possiamo decidere se il nostro preset può essere richiamato istantaneamente, come in questo momento è bianco, oppure se richiamarlo in modo load, quindi quando siamo ad esempio in un live che stiamo suonando vogliamo andare a richiamare un preset nel momento in cui vogliamo noi, quindi andiamo a cercarlo in questo modo qui. Entrando nel menu preset possiamo spostarci anche con i tap, quindi direttamente andiamo a cercarlo e quando vogliamo quello, pam, lo andiamo a richiamare, quindi non ce lo va a far sentire istantaneamente come era prima. Poi possiamo andare ovviamente ad assegnare vari foot switch, a cambiare la modalità del tap tempo, quindi che cosa vogliamo andare a fare col tap tempo. Possiamo sempre usare come tap tempo, ma magari vogliamo utilizzarlo per selezionare un altro tipo di preset o attivare o disattivare un certo effetto quando vogliamo noi. Questo possiamo farlo. Comunque sul manuale vedete tutte quante i settaggi che si possono fare, come ad esempio andare a deselezionare tutti gli amplificatori o deselezionare tutti i cabinet per usare un impulse response esterno, impulse response che non si possono andare ad importare all'interno del Pod Express, purtroppo. Switchiamo adesso sul basso. Allora, i settaggi ovviamente sono sempre gli stessi, quindi parto a farvi sentire un po' di suoni. Vado con i miei preset a scegliere ad esempio un round. Grit. Qualche mio preset, ad esempio questo grit. Mm-hmm.
Modern. Andare ad aggiungere ad esempio più chorus. Flanger. Distorsione. Magari senza il phaser. Compressore. Sentiamo ad esempio qualche synth, octaver.